Tutti morti. Karagunsk non esiste più, sergente. Il villaggio è stato distrutto. Fate muovere questi bastardi! Se ci sorprendono di notte è finita. Avanti, alzatevi e in marcia! Volete restare qui a farvi massacrare dai tartari? Avanti, su! In piedi! Avanti! In marcia! Avanti! In piedi! Alzati! Non ce la faccio. Muoviti! Puoi alzarti, bastardo di un anarchico. Sta morendo. Che non la faccia tanto lunga, allora. Non c'è tempo. Staccalo tu! Li tengono a scaldare i banchi col culo, questi studenti, e non gli insegnano nemmeno a camminare. Vero, Plotky? I servi dello zar hanno paura degli intellettuali. Si trovano a loro agio solo con i delinquenti comuni. Hai ragione, Ogareff. E allora guarda bene come crepa. È un nemico della Russia come te. Non è giusto abbandonarlo così. I tartari non uccidono i deportati. E perché non resti ad aspettarli, professore? Chissà che non rispettino le tue idee politiche. Pronti!
Questi profughi sarebbero felici di fare a cambio con noi. Meglio passare 2 anni in Siberia protetti dagli sbirri che essere inseguiti o scozzati dai tartari. Vorrei tagliarti la gola, Blotsky. No, dovresti essere esperto, capitano. Ho sentito dire in giro che tua madre era una sporca tartara, è vero? Fuori dalle baracche! In riga, in riga! Fuori! Fuori! Con 2 pallottole in testa, parli ancora. Forza, Durov. Non puoi morire 2 volte. Capitano, portami una vodka. Ha fatto una bella carriera il nostro Ivan Ogarev. Da comandante di squadrone a lavapiatti. Alla testa dei suoi soldati è coraggiosamente scappato davanti al nemico. Anche a me. Che novità, Kocetov? I tartari hanno saccheggiato Semipalatinsk e hanno raggiunto il lago di Balkash. Arruolano tutti quelli che si sottomettono e massacrano quelli che si oppongono. Sono comuni banditi. Sono pastori nomadi, non sono banditi. È da anni che cerchiamo di fermarli togliendo loro le terre e i pascoli. Ma se riescono a fare alleanza con i grandi sultani kirghisi, torneranno padroni dell'Asia centrale. Da Irkutsk, le forze del Granduca riusciranno a distruggerli. Se mi dessero un solo buon reggimento, non sentireste più parlare dei tartari. Se ti dessero un buon reggimento, non sentiremo più parlare né di te né del tuo reggimento. Questa è una vera rivoluzione, Vertev. Se gli lasceranno abbastanza corda a questi selvaggi, ci troveremo impiccati senza accorgercene. Allarme! Sergente! Allarme! Che c'è? Qualcuno al cancello, vieni. Chi va là? Siamo povera gente, veniamo da Yachinsk. I tartari ci hanno bruciato le case. Che fate da queste parti? Non potete entrare qui. Abbiamo fame. Siamo stanchi. Dateci da dormire. Solo per stanotte. Tu e il ragazzo, venite con me. Mm.
Lì, quanti erano i tartari? Non lo so, sbucavano da tutte le parti. Ci hanno rubato tutto il bestiame. Io mi chiamo Irina Petrovna e lui è Piotr. Ci siamo salvati soltanto in pochi. Siamo contadini. Tieni, bevi. Bevi. Vladin. Dalle qualcosa da mangiare. Permette? No. La signora contessa mi ha rifiutato un ballo. Non piace alle donne, io so. Hanno dato fuoco al comando. Può darsi che ci liberino. Non ci contare, professore. Noi non siamo cavalli. Zitti! O ammazzeranno anche noi. Presto con quelle armi. Ma non liberi i prigionieri politici. Saranno tutti intellettuali, non sanno combattere. Se non sbaglio, lei è cresciuto in Siberia. Sì, signore. Ascolti bene. D'ora in poi lei non sarà più il capitano Michele Strogoff. Sospettiamo che il nemico abbia messo spie dappertutto. Quanto tempo ci vuole per Irkutsk? In tempi normali circa 40 giorni. Non sono tempi normali, capitano. I tartari occupano ormai tutta la provincia di Semipalatinsk. E buona parte del suo viaggio dovrà svolgersi quindi sotto il naso del nemico. Conosco molto bene la zona, signor generale. Questa è una lettera di Sua Maestà Imperiale a suo fratello, il Granduca. Dovrà consegnarla a lui in persona. È chiaro? Sì, signore. I suoi nuovi documenti. Da questo momento, la vita del Granduca e il destino delle province orientali possono dipendere dal successo della sua missione. Buona fortuna. Che Dio protegga lei
e la nostra Russia. Puntate! Fuoco! Ho saputo che ci hai aiutato, capitano Ivan Ogarev. E tu mi tratti da nemico. Sei un ufficiale dello zar. Lo ero, prima di essere degradato, processato e inviato ai lavori forzati in Siberia. Le brillanti carriere nell'esercito dello zar sono riservate solo ai nobili. A me non hanno mai perdonato di non esserlo. Ma non è una ragione sufficiente perché ti abbiano espulso dall'esercito russo. Mi sono ribellato a un ordine idiota. E i generali ne hanno approfittato per accusarmi di viltà di fronte al nemico. Perché dovrei crederti? Potresti tradire anche me. Mia madre era una tartara. Non potrei rinnegare il suo sangue. Voglio metterti alla prova, Ogarev. Ecco, fermi. Fermi così, eh? Uno. Signore, dobbiamo partire. Vengo, vengo. Ecco. Si parte! Interessante. Sì, tanto. E che cos'è? Novelle di Antoncello. Hai mai sentito nominare? Beh, forse perché è uno scrittore giovane. Magari vedrete, vedrete. Sono pratico. Tutto sta che i tartari non tagliano le strade. Che la gente riesca ad arrivare a Novgorod. Qualsiasi cosa, pur di spendere soldi. Stamattina il Volga era di gran lunga più bello della Senna. È proprio un paese incantevole questo. Incantevole? I treni si fermano in aperta campagna. La gente mangia sempre quando non dovrebbe mangiare. Detestabile. Chiacchierano quando gli altri vorrebbero dormire. Sono totalmente privi di delicatezza. E il paese è quasi tutto una palude, da quanto ho potuto constatare nelle mie notti insonni. Signor Blount, si è mai chiesta la ragione per cui voi inglesi non riuscite ad essere simpatici a nessuno? Perché sperate di trovare l'Inghilterra dappertutto. Lei avrebbe dovuto restare a Londra, caro signore. Dove crede di essere? Sulla costa azzurra? Le chiedo scusa, signore.
come ufficiale lei dovrebbe sapere se i kirghisi hanno fatto causa comune con i tartari. Signore, chi può vantarsi di sapere qualcosa di questo paese? Beh, se è vero come dicono che i kirghisi sono discesi lungo il fiume Irtish, la strada verso Irkutsk non dovrebbe essere più sicura. L'altra sera alla posta ho cercato di mandare un telegramma per fissare una stanza in albergo, ma nessun impiegato ha voluto trasmetterlo. Documenti, prego. Giornalista del Daily Telegraph. So leggere. Ecco. Scusi il disturbo, capitano. Cercate qualcuno? No, signore. Ma a causa della rivolta abbiamo raddoppiato i controlli. Assis Jolivet, inviato speciale dell'Illustration. Questi tartari vi danno un grande affare, eh? Beh, sì. Ah. Vai a raggiungere un deportato? Sì, mio marito. A Irkutsk? L'hanno mandato lì. Faccia avvistare il permesso dalla polizia di Nigni in Novgorod. Nikola Korpanov. Mercante. Mercante di che? Di cavalli. Credevo fosse muto. Non troverà molti cavalli a Irkutsk in questi giorni. Documenti, per favore. Non ha paura di viaggiare sola in questa regione mentre c'è una rivolta? Da tempo sono abituata a cavarmela da sola. Arrivare fino ad Irkutsk non le sarà facile. Dipenderà in gran parte anche da me. Mi sembra molto coraggiosa. Sto andando a trovare mio marito. Siamo aggrediti da forze ribelli organizzate. Chiediamo aiuto immediato. Resistenza impossibile. Lunga vita alla Russia e lunga vita allo zar. Ricevuto. Inviare rinforzi impossibile. Avevi ragione, Ogarev. La coda dell'orso russo in Siberia è tagliata dalla sua testa a Mosca. Come risulta da questi due messaggi su cui hai messo le mani, Irkutsk è isolata. E il Granduca non può più comunicare con lo zar. Se noi potessimo... Un momento. Siamo già a un buon punto, Sangar. L'iniziativa è nelle nostre mani. Se risaliremo le rive dell'Enisiek, taglieremo l'esercito russo dell'Ovest da quello dell'Est. Dobbiamo assolutamente impedire ai corrieri dello zar di raggiungere il Granduca. Così, chiuso nella fortezza di Irkutsk, senza più ordini e senza aiuti, si dibatterà come un'aquila in gabbia. La via normale dei corrieri deve passare per Nigni Novgorod. È lì che dobbiamo fermarli. Vado io. Conosco la città. Potrebbero riconoscerti. Andrete insieme. Nessun corriere dello zar riuscirà a passare. Te lo giuro, principe. Permette che io passi? Mi dia una mano, invece. Non faccio il facchino. Potrebbe essere più gentile. Dopotutto siamo colleghi. Sono uno scrittore, non un fotografo. Però, caro signore, non fa che rubarvi notizie da quando siamo partiti da Mosca.
Hôtel de la Ville! Prego, signor Corpano, vuole approfittare della mia carrozza? No, grazie, non vado a Nini. Vado a Novgorod, per la Fiera dei Cavalli. Arrivederci, capitano. Potrei venire con lei? Con piacere. Novgorod, ci lasci all'Hotel Costantinopoli. I cretini, quelli che mi hanno detto che nessuno sarebbe venuto alla fiera a causa dei tartari. Che vi dicevo in treno, faremo affari eccezionali. Se tu non fossi tanto avaro, con 2 rubli la stanza la troveresti. No. 20 copechi per una panca, anticipati. Di qua, signore. Qui non riuscirà certo a dormire. Accetti la mia ospitalità. Oh, no, grazie. Abbiamo ancora 3.000 miglia fino a Irkutsk. Sì, lo so. Non mi disturba affatto. Sto bene dove sono. Non avrà paura di me? Non è questo, no. Ehi. È meglio che accetti la sua ospitalità. Da che parte? Di là. Deve aver prenotato la stanza con molto anticipo. È tutto suo. Oh, no, grazie, starò benissimo qui. La prego, non lo posso permettere. Non si metterà a fare i complimenti? Beh, è più che normale con una signora. Lei non sembra un mercante di cavalli. Se preferisce il divano. Buonanotte, signor Korbanov. Potrei sapere il suo nome? Nadia. Buonanotte, Nadia. I cittadini di origine asiatica devono lasciare la provincia di Nižnij Novgorod entro 12 ore. Ripeto, tutti i cittadini di origine asiatica devono lasciare la provincia di Nižnij Novgorod. Signor Blau, ma lei è un acrobata. Ha mai provato a lavorare in un circo? I territori ad est del fiume Ural sono dichiarati zona militare.
È vietato a tutti i sudditi russi entrare in questa zona senza permesso. Per lei tutto a posto, capitano. È una fortuna averla incontrata. È una fortuna per me. Il mio viaggio promette di essere delizioso. Un valoroso ufficiale come lei mi potrà difendere dai ribelli, se c'è pericolo, come dicono. Documenti, prego. Piano. Fermi, fermi, state in fila. Mi dispiace, non può imbarcarsi. Ma i miei documenti sono in regola. Lo so, signora, ma con le nuove disposizioni non posso fare niente per lei. Allora, vuole mostrarmi i documenti o no? Faccia partire. Me ne assumo io la responsabilità. Signora. Può imbarcarsi. Non posso avvistare il permesso, ma è in via eccezionale. Grazie. Devo essere costretta a difendermi dal mio difensore. Faccia finta di essere caduta nelle mani di un tartaro. La prego, ci guardano. Non qui. Questa notte. Glielo prometto. Un ufficiale non si dovrebbe comportare così in pubblico. Vorrei essere io a sfilare le sue sottane a una, fossero anche 40. Che schifo. Le tartare si spalmano con il grasso di montone. È soltanto una mia impressione o a lei le donne non piacciono molto? Signor Jolivet, sa che stiamo sotto vento? Il puzzo mi toglie il fiato e trovo la sua presenza ancora più asfissiante. Me ne andrò a respirare, come dice Shelley, le pure lacrime della notte. Ci siamo sposati 2 anni fa, a Riga. Vasily è un buon medico. Eravamo molto felici. Una mattina fu arrestato. Perché? Era socialista. E lei lo sapeva? Io la penso come lui. Poi fu processato e deportato in Siberia, a Irkutsk. Come medico si occupa dei deportati. Soltanto ora ho avuto il permesso di andarlo a trovare. Le donne non dovrebbero interessarsi di politica. Sono idee antiquate. Può darsi, ma giuste. Il mondo sta cambiando, Nicola. E tutti dovremmo aiutarlo a cambiare. Mi scusi, sono stanca. Знать один должен остаться, тебя я больше не Thank you.
Credevo che saresti venuta. Una donna innamorata e puntuale come la morte. Non volevo farmi vedere. Non saprei che cosa dirle, signore. Glielo ripeto. Ieri sera era con noi a pranzo. Lo hanno visto tutti quanti. Un ufficiale della riserva ha detto. Non lo ricordo. Signor Jolivet. Signor Jolivet. Può essere andato via a nuoto? Glielo dica pure lei, per favore. No, è vero. Ho cercato dovunque. Il capitano Schellieping è proprio scomparso. Forse ha trovato un posto dove starsene in buona compagnia. Al vostro servizio, signore. Ma che paese! È un paese davvero straordinario, amico mio. Sono aquile, le ho dato i miei cavalli migliori, cerchi di non fiaccarmeli. Sta tranquilla. È la mia carrozza. Devo arrivare a Omsk al più presto possibile. Signore, quando si devono fare più di 800 miglia, la fretta non deve esistere. Nadia, se vuole partiamo subito. Perché vuole che venga con lei? Perché la mia carrozza è già pronta e poi conosco bene il paese. Lei risparmierà e io viaggerò sotto la protezione di una giovane signora. Lo sa che è ridicolo? Crede di passare inosservato? Quando saremo sugli Urali, a 40 gradi sotto zero, sarà lei ad essere ridicolo, con i suoi stivaletti inglesi da città. Alexander Schellieping, capitano del terzo fanteria, di stanza Tobolsk.
Questo Celiepi non era un corriere, non era nessuno. Era l'unico ufficiale. Chi altro c'era a bordo con il permesso speciale? Due giornalisti stranieri e una giovane coppia. Sarebbe un'idea per un corriere dello zar servirsi di una donna. Mi informo se hanno noleggiato i cavalli. No, è meglio che non ti fai vedere. Vacci tu. E la ragazza hanno preso una carrozza e sono partiti in fretta per gli Urali. In fretta? Forse vale la pena seguirli. Attacca subito i cavalli e aspettami sotto. Se è un ufficiale travestito, mi sarà facile smascherarlo. Ti aspetterò a Tomsk. Invece di proteggerci, i soldati se ne vanno. Dateci da mangiare. Non si dorme più, i cani abbaiano tutta la notte. E al mattino troviamo le orme dei tartari. Così. Passano come lupi fra le nostre case appena cala il sole. Cambia i cavalli. Ma dove volete andare? Le strade non sono più sicure. I tartari sono dappertutto. Fa come ho detto e sbrigati. Oh. Se ne accorgeranno. Andiamo incontro a un brutto inverno. Lei non ha il diritto di giudicare mio marito. Io so soltanto che con la sua politica le ha rovinato la vita. Ha soltanto una colpa. Quella di aver denunciato le miserie e le ingiustizie di questo paese. In Russia c'è troppa gente come lei e purtroppo molti hanno paura di dire la verità. Il nostro è l'unico paese in Europa dove i contadini sono trattati ancora come schiavi. Lei è molto giovane, Nadia. Può darsi. Ma vedrà che presto le nostre idee giovani avranno ragione di quelle vecchie. Non riesco a sopportare le donne fanatiche. Ed è meglio che cambiamo discorso. Affretta quello, eh? Eh? Su, presto con i cavalli. Grazie. Stanca? Con questo freddo si gela anche il cuore. Il viaggio è ancora lungo, Nadia. Cerchiamo d'essere amici.
via. La capanna è qui vicino. Entri e accendi il fuoco. Intanto io metto i cavalli a riparo. Molto diversa dalle donne che ho conosciuto. Non so che specie di donne abbia conosciuto. Certamente erano meglio vestite di lei. Di lei in questo momento. Per piacere. Credevo che fosse libera da pregiudizi. E lo sono, infatti. Proprio per questo voglio essere io a scegliere e a decidere. Maria. Non insisto. Arrivano prima di noi, si prendono il cambio di cavalli migliore. Complimenti, signore. È proprio un ottimo guidatore. Grazie. Ma non posso dire altrettanto di lei, capitano. Mi scuso molto, signore, ma i cavalli stanchi a volte sbandano. Le chiedo di cedermi il suo cambio. Ma io l'ho già pagato. E oltretutto non capisco perché dovrei... Perché ho molta fretta. Anch'io ho affari molto urgenti. Allora non vuole cedermi il suo cambio di cavalli? No. Lei è un buffone. Vuole battersi? No, signore. Attacca i cavalli di questo signore alla mia troica. Muoviti. Mi spiace per lei, signore. Ma perché? Non sono un soldato, sono solo un mercante. Nessun uomo vero sopporterebbe certe cose.
Partiamo subito. I cavalli devono riposarsi, e anche lei. Partiremo domani. Buonanotte. La troica è pronta. Il signor Korpanov la sta aspettando. Grazie. Signor Jolivet, lei sta ingannando i lettori del suo giornale. Perché? Gli scontri e le carneficine avvengono tutti i giorni. E anche se non le ho viste personalmente, dal momento che sono reali, io non inganno nessuno. Lei non ha un'etica professionale. E lei non conosce il suo mestiere. I nostri lettori vogliono partecipare. Sono affamati di notizie. E quando non si trovano i fatti veri, bisogna avere un briciolo di fantasia. Il giorno della resurrezione. I morti fermi, per favore. Passeremo la notte qui. Ma possono arrivare i padroni? Non verranno. La casa sembra abbandonata da molto tempo. Quando d'autunno, con i primi colpi lontani della caccia, tornavo nella mia casa di campagna, ogni stanza nascondeva un segreto nel suo cuore. Quello che è importante non si vede, mi disse lei. Nicola.
Michele. Svetlana. Padroncino. Cara, cara Svetlana. Che il signore ti benedica. Ma che fai? Tirati su. Quanto tempo è che non ti vedo. Come stai, Svetlana? Come Dio vuole. Sono rimasta sola, gli altri se ne sono andati tutti. Dov'è mia madre? La contessa è partita per la città il mese scorso. Perché non sei andata con lei? Io sono nata qui e voglio morire qui. Mia cara fedele Svetlana. E tu che hai fatto? Sei sempre nel tuo reggimento, a Pietroburgo? Sì. E dov'è la tua bella uniforme da capitano, con tutti quegli ori? Nadia, Svetlana mi ha visto nascere. Io vi vado a preparare il tè. Come devo chiamarti? Conte? Capitano? O preferisci forse che ti chiami padroncino? Perdonami, non posso spiegarti. Spiegare cosa? Che sei un ufficiale dello zar? Questo non ha niente a che fare con noi. Ma avermi nascosto il tuo vero nome, sì. Non l'ho fatto certo per ingannarti, Nadia. Lo so che non volevi ingannare me. Ma avresti dovuto dirmelo. Perché ora sono io che non ho più niente da dirti. Ah, sì, una cosa. Grazie per aver fatto l'amore con me, Conte Michele. Qual è il tuo nome? Strogoff. Sua Altezza Reale, la principessa Olga Petrovna Yusupov, ha dormito qui. Non ti disturbare, grazie. Puoi andare. Non posso, signor Conte. Non mi è rimasto altro. Tieni, Boris. Grazie. Ma non posso. Il cavallo mi serve. Lui lavora insieme a me. Quando la neve se ne sarà andata via, io dovrò seminare. E sono vecchio ormai, Conte Michele, e la nostra terra è dura. Tu non lo puoi sapere quanto è dura la nostra terra.
Ti ricordi quando mi insegnavi a piazzare le trappole? Certo, eri molto sveglio. Io non ti porterei via niente. Ma il cavallo devi darmelo, Boris. Per lo zar. Prendilo. Dov'è Korpanov? Come, capitano? Lei si è messo con i tartari. Dove è andato quel mercante? È rimasto al mercato di Omsk. Trattate bene questa donna! Qualcuno potrebbe pagare un buon riscatto per riaverla sana e salva. Lo sa che questa è una delle loro migliori specialità? Tirano e tirano finché non si stacca la testa. Fa ancora lo spiritoso? È la paura che mi fa parlare. La prego, dica qualcosa. Qualsiasi, anche una preghiera. Lei non era cattivo. Vi chiedo scusa, signori. Questi selvaggi ci hanno preso per spie. Non siamo selvaggi, signore. È che in guerra spesso è difficile distinguere un vero da un falso gentleman. Siamo giornalisti e vorremmo fare il nostro lavoro. Ve lo concedo. Leggerò con interesse i vostri articoli. Signora! L'albergatore dice che quel mercante di cavalli è il capitano Strogoff. Thank you.
La signora contessa è servita. Non essere così ridicolo, Sergei. Siediti pure. Grazie, un servo deve restare al suo posto. Sempre, anche nei momenti più difficili. Hai mangiato tu? Non si preoccupi, io non morirò di fame. Allora, vuoi deciderti? Come ti chiami? Nicola. Korpanov. Ivan. Lo conosci? No. Non sei la contessa Marfa Strogova? Sì, lo sono. Non è tuo figlio questo? No. Contessa. Se non è tuo figlio, lo uccido qui, sotto i tuoi occhi. Sei il capitano Michele Strogoff? Ti do la mia parola d'onore che avrà salva la vita. Sì, è mio figlio. E ora, capitano Strogoff, ti decidi a darmi il messaggio dello zar? Io... Non ho nessun messaggio. Tua madre ha fatto una scelta. Ora sei tu solo che la puoi salvare. Dove hai nascosto il messaggio? È qua. Portalo a Feofar Khan. Ed egli non vedrà più le cose che sono sulla terra. Strogoff, ho dato la mia parola a tua madre. Non posso ucciderti. Il libro sacro ha già deciso il tuo destino. Da ora in poi per te, il giorno sarà uguale alla notte. I colori della vita esisteranno solo nella tua memoria. Tu hai osato sfidarci ed hai perduto, capitano Strogoff.
È morta. Il Granduca è isolato a Irkutsk, senza speranze. E non hai nulla da temere da Oriente. Se avanzassi verso Occidente, Mosca è molto lontana. I cavalli hanno bisogno di pascoli. Puoi andare verso Oriente. Proponi di prendere Irkutsk. E catturare il Granduca. Un ostaggio come lui può decidere della guerra. Come facciamo ad essere sicuri che lo zar non abbia mandato altri corrieri al Granduca, suo fratello? O addirittura che questi abbia già ricevuto i messaggi e sappia che gli stanno arrivando i rinforzi. Dammi qualche giorno e te lo farò sapere io. In che modo? Porterò le truppe del Granduca fuori dalla fortezza di Irkutsk. Credo di avere capito il tuo piano. Manderemo le donne e i bambini sulle montagne dove potranno trovarsi al sicuro da ogni sorpresa. I russi penseranno, certo, che abbiamo lasciato il campo. Nasconderemo invece le nostre truppe nelle foreste intorno alla città. Vai. Dove mi porti? Abbiamo cominciato questo viaggio insieme. È meglio che tu vada sola. Perché? Non vedi come sono ridotto? Io vedrò per te, Michele. Finché guarirai. Io non posso guarire. Lo devi! Lo devi per la tua missione. Per tua madre. Mia madre è morta per colpa mia. Ora che cominciavo a rendermi conto, a capire, a vedere questo infelice paese com'è, la miseria, le sofferenze, le ingiustizie, sono diventato più miserabile di un servo. Perché dovrei vivere? Per me, Michele. Lasciami, va via. Ti ho lasciato una volta. Non avresti dovuto ritrovarmi. Può darsi, ma... adesso non ti lascerò.
rimasto solo di sentinella, eh? Presto, su! Dove siamo? Non lo so, Michele. Signore, Nadia, io devo arrivare a Irkutsk. Figlio mio, Cristo ha sofferto per noi. Beati sono quelli che soffrono ora in suo nome. Ma che cosa ne sai tu delle sofferenze di quest'uomo? Voi non sapete che pregare, predicare e farvi il segno della croce. Umiliati, donna. I mansueti erediteranno la terra. Predicate rassegnazione ai poveri che subiscono ingiustizie e continuate a benedire i potenti che li tengono schiavi. Siete dei farisei. Nadia. Perché dovrei tacere? Voi siete colpevoli. Che c'è, Nadia? Soffri ancora molto. Gli occhi non mi bruciano più.
Nadia. Sono qui. Il sole ti fa male? No. Senza benda mi sembra. Mi sembra quasi... Non andar via. Abbiamo incrociato una barca ieri. Sì, certo. E tu come lo sai? Ieri ho creduto di vedere alcune ombre, dei punti di luce, perfino dei colori. Non ho detto niente perché mi era sembrato impossibile. Quel fuoco mi aveva quasi bruciato il cervello. Mio fratello lo zar chiede a tutti noi di morire per la Santa Russia. Da Pietroburgo non ci può mandare nessun rinforzo, ma 4 reggimenti di fanteria sono già in marcia da Vladivostok. Capitano Strogoff, secondo la sua opinione, quanto tempo pensa impiegheranno le truppe ad arrivare da noi? Io li ho lasciati a Balagansk. Dovrebbero essere qui domani. Infatti, secondo le nostre ultime informazioni, il grosso dei tartari sta ritirandosi verso il sud, oltre il lago Baikal. Ci stanno sfuggendo, quindi. Dobbiamo tagliare loro la ritirata. Grazie a Dio, l'iniziativa è di nuovo nostra. Da quanto ho potuto vedere, i tartari dispongono al massimo di una ventina di orde. Generale Vorongov, voglio che tutti gli uomini siano pronti alla sortita. Provveda. Li distruggeremo. Michele! Michele, guarda, sono soldati russi. La trappola è scattata. Domani li avremo in pugno, tutti quanti. Se verranno all'attacco. Ogare sarà presente quando il Granduca ha dato l'ordine di attaccare. Molto bene. E che domani Allah sia con noi. Che effetto ti fa, Michele, dopo tanto tempo? Beh, come negli anni dell'Accademia. Ti ricordi quando ci vestivamo per il ballo? Sì, eri il più elegante. Non avrei mai creduto di ritrovarti qui travestito da straccione. E io non avrei mai creduto, dopo averti preso tutte le ragazze di Pietroburgo, di doverti prendere anche gli stivali. Grazie, Potoska.
quando ti rivedrò. Stai bene, Elisa? Non mi vuoi rispondere? La guerra non durerà sempre. Tu tornerai a Pietroburgo. Non credo che capiterò da quelle parti. Ce la farai con gli occhi. Seguirò il mio cavallo. Possiamo andare. I forzi del nemico sono arrivati a Irkutsk. Dobbiamo attaccare prima che le truppe fresche ci prendano alle spalle. È troppo tardi. È meglio ritirarsi. Ho aspettato troppo a lungo questo momento. Se sconfiggeremo il Granduca, nessuno ci fermerà più. E se perderai? È la guerra, Sangar. Se perderemo, saranno i nostri figli a vendicarci. Principe, questa sera dormiremo a Irkutsk. Vengo con te. Come on!
Voglio vivo. La luce va via. Che cosa sta aspettando?
Oggi proprio non me la sento di prendere fotografie. Amico mio, certe volte anche il nostro è un brutto mestiere. Eh sì. Venga lei, dottore. Da sola non ce la faccio. Vengo subito. Vedi, hanno bisogno di me. Questa ormai è la mia vita. Ma può darsi che dopo quanto hai fatto per i feriti ti concedano la grazia. Lo zar non è così clemente con i suoi nemici. Devo dirti una cosa, ma... non so come cominciare. Coraggio. Non è facile. Qui la sola cosa che non sia facile è morire. La sola, credimi. Volevo dirtelo subito, appena t'ho visto. Non sono riuscita ad essere la moglie che tu credi. Ti ho tradito. Hai scelto proprio il momento peggiore per dirmelo. Perdonami. Non te ne importa. Non è questo. Se ora mi sentissi ferito, vedi, me ne vergognerei. Se è la mia comprensione che cerchi, ce l'hai, Nadia. Ma il mio dolore, quello no. Lo tengo per i nostri compagni che muoiono. Nadia! Dottore. Allora Sonia mi ha detto: ma come, non ti levi gli stivali? Mio marito in un letto sporco non ci dorme. Ah, una ragazza pulita. Non ti era mai capitato. Grazie. Insomma, hai dovuto toglierti gli stivali. Per forza. Però mi sono fatto aiutare da lei. Fammi. Prima fila, un passo avanti. Marsch! Caricate! Puntate! Fuoco! In riga!
Fianco destro. Il capitano Strogoff è qui. Non è voluto entrare. Vassili. Ne abbiamo parlato già. Non preoccuparti per me. Sei libera di fare tutto quello che vuoi. Perché non sei entrato? Ho fissato una carrozza per domani. Ti ha detto qualcosa? No. Non vengo con te. Perché? Che cosa ci farei io a Pietroburgo? Posso farmi trasferire. E dove? In un'altra guarnigione? Che c'è? Hai cambiato idea? Io non ti amo. Addio. Addio. No.